Buonasera, buonasera a tutti da Radio RCS Sicilia per l'apertura del sipario aperto qui a Sera di Falco al teatro De Curtis. Accade solo a teatro. Stasera un bell'incontro con Orizzonti Perduti, omaggio a Franco Battiato. Permettetemi, uno dei più grandi. Io non dico mai il più grande per i cantautori perché ognuno ha i suoi meriti, ha il suo pubblico, la sua musicalità, la sua poetica, quindi secondo me non si può dire di un cantautore è il più grande. Allora, ci stiamo vedendo per la primissima volta, quindi cominceremo a presentarvi, anzi, mi presenterete voi, in maniera tale che ci illustrerete la serata di questa sera, come è nato questo progetto, le aspettative che avete avuto in altri luoghi, perché ho saputo che già è l'opera, diciamo così, è stata messa in atto in altre parti, quindi le aspettative per questa sera si rifanno. Buonasera. Buonasera, buonasera, Allora, buonasera. Sono Giuseppe Guarnieri. Giuseppe Guarnieri, quindi il promoter della situazione, il produttore. Allora, Giuseppe. Questo è un progetto che è nato circa 8 anni fa, è nato dalla voglia comune che abbiamo avuto e che ci siamo ritrovati ad avere nei confronti di questo grande artista. Abbiamo così deciso di improntare all'inizio un primo progetto che si chiamava Invito al Viaggio, e poi di anno in anno abbiamo cercato sempre di arricchirlo con l'ingresso di nuovi componenti che dopo si presenteranno, così come con anche una crescita stilistica che c'è stata. Ecco, lei diceva prima, Orizzonti Perduti è già in scena da un anno a questa parte, abbiamo toccato vari punti nella nostra isola. Solo Sicilia, mi permette. Attualmente solo Sicilia, Vabbè, già, per iniziare, diciamo che... siamo felici oggi di essere a Sera di Falco a inaugurare appunto Sipario Aperto. Ringrazio anche, colgo l'occasione per ringraziare Vincenzo Volo, che è anche l'associazione In Arte, che ci hanno fortemente voluto qui. E ci auguriamo, ecco, di trascorrere assieme al nostro pubblico stasera una bella serata di musica. Quindi permettetemi una rivisitazione dell'opera totale di Battiato, oppure avremo dei settori precisi Dopo sicuramente con i Alessandro, musicisti. Giovanni o Con i qualcuno, musicisti. sì. Allora, diciamo che Battiato veramente ha lasciato una traccia indimenticabile nel repertorio musicale italiano. Io conosco Battiato non approfonditamente, però l'ho seguito, diciamo, dai primi passi, quelli che praticamente era un artista, come dire, un po' astruso, perché io mi ricordo gli album Pollution, Fetus, che pur seguendo una certa musica, perché a me la musica è sempre piaciuta, ho seguito musica straniera, ma dicevo, lasciava perplessi con questa musica che forse era troppo all'avanguardia all'epoca, non lo so, Rivoluzionaria. rivoluzionaria, molto elettronica, molto, Assolutamente. molto, pochi testi, molta musica. E poi c'è stato questo cambiamento con La voce del La voce padrone. del padrone, questo successo incredibile, proprio oserei dire popolare. Sì, è vero, è vero. E noi cercheremo appunto di raccontare quello che è stato Battiato attraverso le sue canzoni e soprattutto ripercorrendo quegli anni lì, ecco, subito dopo. Sicuramente, sicuramente. Chiamiamola una fase sperimentale, quella Sperimentale, del esattamente. primo Battiato, che poi naturalmente si è evoluta con i giusti innesti, con le Assolutamente. giuste situazioni musicali, perché dobbiamo capire che un artista, quando capisce che quella strada, pur piacevole per lui, pur come dire, un qualche cosa di veramente sentito, però se non penetra nel contesto sociale, nel contesto, è costretto un po' a rivedersi. E penso che Battiato abbia avuto questa capacità È anche, meno male, ecco, no, che oggi è meno. abbia avuto questa capacità di rivedersi, di farsi accompagnare dai grandissimi musicisti, ricordiamo
grande maestro Giusto Pio, che ha avuto. Va bene, se non c'è altro io passo la parola ai musicisti. Prego. Ricordiamo che anche Giuseppe è musicista in quanto suona il pianoforte nello spettacolo, ma poi è colui che ha arrangiato i brani che eseguiremo, sono appunto stati arrangiati per pianoforte, violino. Quindi per pochi strumenti. E chitarra acustica, pur mantenendo, ecco, i brani non sono rivisitati, mantengono quella che è la loro essenza, la struttura originale, seppur appunto arrangiati per violino, chitarra acustica e pianoforte. Io sono Alessandro Romano, sono la voce dell'ensemble, la chitarra acustica e niente, quindi sì, questo spettacolo diciamo, viaggia su due binari paralleli, che sono appunto quello musicale con l'esecuzione dei brani più emblematici della carriera di Battiato, e un piano narrativo che è affidato a Giovanni Pellegrino, magari poi dopo lui approfondirà questo discorso, sul raccontare quella che è stata l'essenza, la carriera artistica e spirituale, il pensiero di Battiato. Il pubblico si è sempre mostrato molto entusiasta nell'accoglierci, si è sempre emozionato, ecco, puntiamo a questo, puntiamo a emozionare il pubblico utilizzando quello che è la musica di Battiato, e penso fino ad oggi ci siamo riusciti. Passiamo la parola a questa bella signora. Io sono Teresa Lombardo, la violinista di questo gruppo, suono con loro dal 2017 circa. Mi permetta, il violino, uno strumento portante, fondamentale. Nella musica. Fondamentale. Esatto, come diceva anche Alessandro, è vero che sono degli arrangiamenti, però appunto molte parti sono di fatto lasciate allo stato originale, si pensi, non lo so, l'era del cinghiale bianco, appunto, che come ha citato lei prima, suonava Giusto Pio. E poi appunto in questo caso nel nostro arrangiamento diventa una versione anche a volte quasi cameristica, perché ecco, abbiamo l'essenziale dello strumentario, pianoforte, violino, voce e poi la chitarra, che è un ripetitivo armonico. Va bene. Passiamo. La faticata. Che cosa? Ha fatto questo sospiro tipo faticato. No, sospiro. Io? Sì, faticato per me. È una battuta. Sento un pochettino a disagio senza microfono. Questo sì. No, vabbè, ma l'ambiente permette una buona acustica. Si sentirà. Sono molto abituato io a parlare col microfono. Se rendo di più col microfono in mano che senza microfono. Pensate. Si rende sempre un qualcosa in mano. Prego. Io sono Giovanni Pellegrino, come già accennato Alessandro, e sono la voce narrante di questo spettacolo, che è un concerto con note teatrali in aggiunta, che fanno un po' da contorno a tutta l'antologia di canzoni che proporremo. Si metterà in scena, si racconterà soprattutto un Franco Battiato degli anni 70, ma soprattutto quello degli anni 80, quello più famoso, più ascoltato, e metteremo in primo piano quelli che sono stati i passaggi più importanti della sua carriera artistica e anche del suo percorso umano. Volevo dire una cosa, già in parte detta dai miei colleghi prima, giriamo da 7 anni, questa è la terza versione del nostro omaggio a Battiato. I feedback sono sempre stati positivi, molto coinvolgenti, e una delle cose, delle costanti, dei vari feedback dei pubblici che abbiamo conosciuto è stata questa, ed è un motivo di orgoglio per noi che siamo profondamente innamorati e cultori di Battiato, perché certe cose non si possono fare se non si ama l'artista e non lo si conosce, per un rapporto d'amore che non si instaura. Si sente una cosa sì, propria. Quella conoscenza sua, che deriva dall'amore e non da libri o da altro, per altri canali. La punta di orgoglio è questa. Persone, siamo un gruppo che rispettiamo la natura delle sue canzoni, l'anima della sua musica. Quindi senza stravolgerle, no, senza mettere noi, è quello che riusciamo a fare davanti
o accanto a lui, ma mettiamo al centro e davanti al pubblico da condividere con esso Battiato, Battiato artista popolare nel senso più nobile e bello della parola. Io ricordo anche di Battiato agli amici che ci seguono, che ci ascoltano, che ha avuto anche una carriera come autore per diversi artisti che erano suoi pupilli, cioè, Tarek Scout, certo, Alice, Giulio Russo, Milva, grandi talenti sicuramente, e poi magari si è lasciato, tra molte virgolette, quello che sto dicendo, andare con brani un pochettino leggeri, Giornata al mare, per esempio. Apparentemente. Ah, sì, appunto. Con brani apparentemente leggeri. Ho messo tra molte virgolette io, perché riesco a capire che un artista non può dare il massimo di sé solo con le tristezze, solo con le tematiche nobili o sociali o politiche, quelle serie tra virgolette drammatiche. Un esodo del mare parla di una prostituta, quindi mi ricordo, per esempio, io sono un cultore innamorato dell'opera di Lucio Battisti, e mi ricordo che c'era una critica verso Battisti: ah, queste canzoni tristi, queste canzoni tristi. E una volta capitò che Battisti fece un brano intitolato Il leone e la gallina, qualche cosa di leggero. Oh, mi sto facendo troppo leggero, troppo di qua. Lavora tu, sì. Va bene, grazie. Un'ultimissima domanda. Sì. Avete conosciuto direttamente il maestro? Io ho avuto il piacere di intervistarlo. Mi chiesero, appunto, per la mia passione nei suoi confronti, di fare da moderatore ad un incontro che fece insieme a Sgalambro nel 2010 a Modica, e quindi ebbi questa fortuna e grande emozione di condividere con lui il palco e quindi intervistarlo, parlare con lui, discutere con lui, e fu una giornata che ricordo con molto 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 piacere ed emozione. Anche era una persona secondo me molto fine, e poi doveva essere molto modesto, assolutamente, perché quando ha fatto quei due album Flair, primo e secondo, ha preso, diciamo, un po' del meglio del repertorio italiano o anche straniero, tradotto italiano, che valeva, per farci capire quali erano le sue passioni. Infatti il sottotitolo di Flair è Esempi affini di scritture e simili. Va bene. Io ho suonato con lui accompagnandolo con un'orchestra d'archi a Milo, nel teatrino all'aperto che c'è lì, quattro canzoni che ho venuto a cantare in un'occasione per il comune di Milano. Ricordi indelebili sicuramente. Assolutamente. Va bene, un bocca al lupo. Grazie, per questa sera. Crepi, grazie. Grazie a voi. Concludiamo questo piccolo intervento da Radio RCS. Il nostro pubblico è buon inizio stagione. Se volete potete incontrare il nostro pubblico, loro staranno qui con noi per fare l'aperitivo qualche minuto e poi andranno a prepararsi. Grazie, grazie. Benvenuti alla Fate Solo Teatro, stagione 2023.